La storia di Asterix e Obelix è una rivisitazione molto libera ed esilarante della conquista romana della Gallia, frutto del genio creativo di due autori francesi, René Goscinny, l'autore dei testi, e Albert Uderzo, il disegnatore. Pubblicata a partire dal 1959 sulla rivista Pilote, successivamente stampata in 37 volumi e tradotta in oltre 100 paesi, la serie ha venduto oltre 200 milioni di copie. La vicenda è ambientata nel 50 a.C. Asterix e Obelix sono due galli che abitano un piccolo villaggio dell'Armorico, una regione dell'attuale Bretagna. Tutta la Gallia è stata conquistata da Cesare, tranne questo piccolo villaggio di galli irriducibili. La storia che leggeremo è un brevissimo estratto del fumetto Il Giro della Gallia, Iter Gallicum in latino. Nell'accampamento romano, stanziato non distante dal villaggio, è arrivato il legatus, il luogotenente, il vice del prefetto della Gallia, Lucius Incompetentus. Il nostro Lucius Incompetentus ha un ordine dello stesso Cesare per Caius Penicillus, il generale romano a capo delle truppe stanziate in questa zona della Gallia. Caio Penicillo è apparentemente felice dell'arrivo del rappresentante del prefetto. Gratus mi venis, mi vieni grato letteralmente, cioè che piacere vederti. Ut Caesar valet, come sta Cesare? Ira inflammatus est per Iovem. È furioso, letteralmente infiammato dall'ira per Giove. Quade causa uc veni? E per questo motivo, uc veni, sono venuto qui. Tota Gallia pacata est, tutta la Gallia è stata sottomessa, preter viculum in vestra regione situm, tranne un piccolo villaggio viculum situato situm in vestra regione, nella vostra regione. Villaggio viculum quod Cesari aduc resistit, che resiste ancora a Cesare. Quid ergo, che si fa allora? Chiede interdetto Caius Penicillus. Me imperante, per mio ordine, su mio ordine, risponde il vice del prefetto, viculum statim oppugnate. Oppugnate, assediate, attaccate, statim, subito, il villaggio, il piccolo villaggio, et in ordinem cogite, e riportatelo all'ordine, rimettetelo, costringetelo all'ordine, cogite in ordinem. At illi vicani ferocissimi sunt, ma quegli abitanti del villaggio, quindi gli abitanti di quel villaggio, sunt ferocissimi, sono molto agguerriti, sono molto bellicosi, perché viribus magici sconfirmati, perché sono rafforzati, confermati, participio perfetto di confirmo, da poteri magici, viribus magicis, atatatat, ma, fabule, tutte storie, tuos ad arma conclama, chiama, conclama i tuoi alle armi, cioè riunisci subito l'esercito.